Allora, buonasera a tutte e a tutti. Iniziamo oggi, insomma, questa lezione, diciamo, speciale nell'ambito del corso di organizzazione internazionale che prevede appunto questo seminario, l'Italia al Consiglio d'Europa, diritti umani e sfide per il futuro. Spero che, insomma, l'audio sia buono, che, insomma, non ci siano problemi tecnici. Nel caso lo potete segnalare via chat e naturalmente, insomma, saluto, insomma, gli autorevoli ospiti, le autorità qua presenti, in particolare il ministro plenipotenziario Gianluca Alberini, che darà un saluto adesso all'inizio di questa iniziativa, il professor Michele Nicoletti, che è il coordinatore dell'Osservatorio Diritti Umani del CESPI, e insegna presso l'Università di Trento, che ha coordinato questo progetto di ricerca molto interessante che ha già prodotto un risultato notevole. E poi abbiamo il presidente Guido Raimondi, presidente emerito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della quale è stato giudice dal 2010 e poi presidente fino al 2019, ora è magistrato alla Corte di Cassazione. Poi abbiamo la dottoressa Simona Lenzoni, che è vicepresidente del Grevio, quindi del Comitato del Consiglio d'Europa che si occupa della violenza contro le donne. Ed infine abbiamo da remoto l'ambasciatore Michele Giacomelli, che è il rappresentante permanente dell'Italia presso il Consiglio d'Europa. Dato che già è tardi, i nostri ospiti non lo sanno, ma alle 19:45 i custodi sono inflessibili nel chiedersi di lasciare l'aula A del Dipartimento di Scienze Politiche. Darei subito la parola al ministro plenipotenziario Gianluca Alberini, che è il direttore centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma che è soprattutto per quanto ci riguarda un, insomma, nostro stimato collega, in quanto insegna da un paio di anni con straordinario successo qui in Dipartimento il diritto diplomatico e consolare. E, insomma, penso che nessuno si aspettava che, insomma, un diplomatico con tante responsabilità come il Minplen Alberini potesse dedicarsi con grande entusiasmo, con grandi risultati alla docenza presso il nostro dipartimento. Quindi è un professore molto amato, rubo colleghi tantissimi studenti, ma noi siamo ben contenti anche perché sappiamo che, insomma, a breve, insomma, sarà chiamato ad altri incarichi, quindi è giusto che, insomma, dia il suo contributo alle giovani generazioni in questo, diciamo, sua parentesi, diciamo, nell'ambito della carriera diplomatica. E quindi insomma, un grande piacere dare la parola per un saluto al ministro plenipotenziario, nonché professore Gianluca Alberini. A lei la parola. Grazie, grazie mille. Spero che mi possiate sentire bene. Avrei voluto essere presente in Sapienza anch'io, ma purtroppo, come sappiamo tutti, c'è una grande crisi in atto e quindi impegni d'ufficio mi impediscono di assentarmi. Ringrazio però la Sapienza per aver organizzato questo appuntamento. Professor Cadin, anche per le gentilissime parole e gli auspici. Ringrazio il CESPI anche per essersi impegnato nella ricerca e nella produzione appunto di uno studio estremamente interessante e utile che discuteremo questa sera. Saluto anche i relatori e il collega Michele Giacomelli. La crisi ovviamente ha cambiato tutto, una crisi nel cuore dell'Europa e quindi immagino che ne parleremo anche dopo, ma io proprio da questa crisi che
che vorrei parlare, perché è una crisi che mette in luce alcuni aspetti importanti del Consiglio d'Europa. È una crisi che mette in luce come sia necessario ricostruire fiducia e dialogo in un quadro di multilateralismo efficace. Il Consiglio d'Europa in tutti questi anni ha sicuramente dato prova di successo da quando è stato creato. L'Italia, ricordiamoci, è uno dei paesi fondatori, ha portato notevoli progressi in un numero di paesi che è andato crescendo rispetto agli stati fondatori del 1949 e che si estende ormai a tutto il continente europeo, come sappiamo, con l'eccezione della Bielorussia e con il grande problema, appunto, che abbiamo adesso della Russia, che si riflette anche sulla membership, sull'appartenenza dello stesso paese al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è una organizzazione che si occupa di confronto e dialogo sui valori, valori fondamentali per l'Italia, iscritti nella nostra Costituzione, quindi che siamo ben felici di difendere, di ampliare nel novero europeo. Il Consiglio d'Europa ha una vocazione al dialogo e alla collaborazione per costruire anche delle cornici di impegni e regole concrete per, appunto, la pace e la sicurezza, per la democrazia, per il rispetto dei diritti umani e per lo Stato di diritto. Le nostre società sono società avanzate, quindi, appunto, hanno opinioni pubbliche mature, strumenti normativi e operativi avanzati, ma c'è sempre spazio per migliorare. Ed è quello che stiamo cercando di fare nella nostra presidenza di turno del Consiglio d'Europa, che è iniziata a novembre e terminerà il 20 maggio, con una riunione dei ministri degli esteri. In questo lasso di tempo, in questo semestre, abbiamo organizzato numerosi eventi per portare avanti le nostre priorità in una serie di campi che possiamo riassumere, diciamo, in tre obiettivi principali. Uno è un rinnovato impegno verso i valori e i principi condivisi del Consiglio d'Europa, quindi una riscoperta delle nostre radici comuni, il patrimonio culturale, ad esempio, la tutela del patrimonio culturale quale strumento per la promozione della nostra identità comune. Il dialogo interculturale, l'inclusione sociale, i diritti sociali, tutto questo, appunto, nel grande cesto dei valori. Una seconda area di priorità è quella di promuovere i diritti delle donne e dei giovani. Un terzo obiettivo è di costruire un futuro migliore a misura di persona. Il Consiglio d'Europa è stato spesso in prima linea nell'affrontare sfide delle nuove tecnologie, ad esempio con delle convenzioni, la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, e adesso il grande focus che viene dato all'intelligenza artificiale e al rispetto dei diritti umani, questo rapporto, appunto, ricco di implicazioni, grandi opportunità e grandi sfide, per usare, insomma, delle frasi trite ma vere. Stato di diritto e indipendenza della magistratura sono altri aspetti importanti, sono alla base per una democrazia effettiva e per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. E in questa prospettiva, nella nostra presidenza, ci stiamo sforzando di far sì che le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo siano eseguite e che venga assicurata pertanto l'efficacia del sistema di controllo. Un obiettivo trasversale importante, perché attiene proprio a quello che stiamo facendo adesso, è favorire una migliore conoscenza del Consiglio d'Europa da parte del grande pubblico, e questo evento si inserisce pienamente quindi nelle nostre priorità. Come dicevo, porteremo poi i risultati il 20 maggio alla riunione dei ministri degli esteri che si terrà a Torino, dove speriamo di trarre, appunto, delle conclusioni positive malgrado gli eventi di questi giorni che hanno, appunto, modificato poi anche un po' l'andamento di quello che prevedevamo essere la nostra presidenza. Ringrazio ancora
di avermi dato l'opportunità di rivolgervi queste parole e auguro a tutti una buona discussione. Sì, però è sempre il plan che adesso va. Sì, toglietemi pure. Il momento è che c'è giusto un attimo di forse bisogna cliccare sopra. Ecco. Allora siamo di nuovo inquadrati. E insomma, grazie a Nimplena Alberini che ha ricordato il contesto, ovvero la presidenza italiana del Consiglio d'Europa, e poi nell'ambito appunto di questo semestre si è pensato di appunto finanziare una ricerca che poi è stata portata avanti dal Centro Studi di Politica Internazionale proprio per capire quale potrebbe essere il ruolo dell'Italia nel Consiglio d'Europa, in particolare nell'ambito della presidenza, e con specifico riferimento alla tematica, al tema della promozione dei diritti umani. Quindi qui abbiamo oggi il coordinatore di questa ricerca, il professor Michele Nicoletti, al quale quindi chiedo insomma di dare conto di questa ricerca, dei primi risultati che sono contenuti in un documento che abbiamo distribuito tra gli studenti in modo da diciamo poter già avere con una conoscenza iniziale dei punti critici che sono all'attenzione appunto del nostro paese, del Consiglio d'Europa nell'ambito della presidenza. Quindi chiedo al professore di avvicinarsi in modo da poter fare il proprio intervento. Grazie professore, a lei la parola. Grazie al professor Cadin, grazie alla Sapienza di aver organizzato e ospitato questo evento e grazie a voi di essere presenti. Il ministro Alberini ha già ricordato i punti fondamentali dell'impegno italiano nel Consiglio d'Europa. Io vorrei cercare di collegare questi punti fondamentali con qualche richiamo ai valori fondamentali del Consiglio d'Europa, perché penso che il nostro paese abbia una sintonia particolare con questa straordinaria costruzione internazionale, proprio sul piano, diciamo, dei principi ideali, oltre che di alcuni strumenti concreti di cui il Consiglio si è dotato. A me piace sempre ricordare che il Consiglio d'Europa ci racconta una storia diversa delle istituzioni europee. Di solito quando si studia la storia dell'integrazione europea si racconta la storia dell'Unione Europea e quindi di un processo di cooperazione che nasce con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con la cooperazione economica e che solo tardi, potremmo dire, arriva con la Carta fondamentale dei diritti fondamentali ad avere un'attenzione nei confronti dei diritti della persona e dei diritti umani. In realtà l'Europa non nasce così. L'Europa nasce all'opposto, con questa fondamentale centralità dei valori, dei principi e in particolare della dignità della persona umana.
C'è un bellissimo testo che per me, per gli studenti, è un testo godibilissimo del 1948, quando si trovano gli europeisti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per rispondere a quello che era stato l'appello di Winston Churchill, proprio in un'aula universitaria a Zurigo nel 1946, quando aveva invitato gli Stati europei a costituire gli Stati Uniti d'Europa. Pensate, un inglese che lancia questo appello, e nel 1948 si raccolgono all'Aia gli esponenti dei movimenti europeisti e personalità politiche, comprese quelle italiane, anche se l'Italia proprio in quel momento aveva appena celebrato le sue elezioni politiche. Alla fine di questa riunione, Denis de Rougemont, uno dei grandi intellettuali europeisti, scrive questo messaggio agli europei. Sono due paginette bellissime, in cui si trova tutto lo spirito di questi pionieri. E se leggete questo messaggio, scritto di fronte alle macerie dell'Europa, quando l'Europa per la prima volta nella storia dell'Occidente ha smarrito tutta la sua potenza rispetto agli altri continenti, dice: qual è il più grande pericolo per l'Europa? Il più grande pericolo è la disunità. Quindi non altre cose, ma il pericolo della divisione, che l'Europa possa dividersi. Se l'Europa si divide, questo può essere un pericolo mortale per i nostri popoli. E infatti il Trattato del Consiglio d'Europa 1949, di nuovo per ironia della sorte, firmato a Londra, quindi gli inglesi hanno una responsabilità, dice: qual è lo scopo del Consiglio d'Europa? Lo scopo è quello di raggiungere una sempre maggiore unità. Una sempre maggiore unità. E guardate che questo è un trattato internazionale vincolante, quindi anche gli inglesi che sono usciti dalla Unione Europea dovrebbero raccontarci come fanno a raggiungere una greater unity con gli altri paesi, e così anche i russi che stanno facendo, il governo russo, quello che sta facendo, dovrebbe spiegarci come cerca di raggiungere un'unità più profonda. E quindi lo strumento di un'unità più profonda. E guardate che questa forma della greater unity poi è passata in tutti gli altri trattati, anche nei trattati dell'Unione Europea. Così come la bandiera dell'Unione Europea è stata inventata dal Consiglio d'Europa, così come l'inno alla gioia è stato scelto dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa come inno appunto dell'Europa. Ecco, quindi il Consiglio d'Europa custodisce, potremmo dire, questa straordinaria idea dell'unificazione dei popoli europei sulla base della dignità della persona. Perché questo è l'elemento che con qualche orgoglio l'Europa, con le sue radici religiose laiche, può dire di avere cercato con molti tradimenti di promuovere nella storia secolare che la caratterizza, cioè una forma di vita in cui appunto la persona viene messa al centro. Sono questi gli anni tipici di questa idea. Nella prima bozza della Costituzione tedesca c'era proprio scritto così: non l'uomo per lo Stato, ma lo Stato per l'uomo. Cioè quest'idea che tutte le nostre costruzioni politiche, economiche e sociali sono degli strumenti perché ogni essere umano possa realizzare in pienezza la sua esistenza. Questa è l'idea europea del vivere insieme, in cui ogni persona è appunto un valore infinito e la sua libertà va rispettata. E un'altra parola chiave che c'è in questo testo del 1948 è l'unità nella diversità, che è anche un tipico motto europeo, ma de Rougemont ci aggiunge un'altra cosa, che è il genius of diversity, cioè l'amore per il, cioè quello che caratterizza l'Europa non è solo il rispetto o la sopportazione delle differenze, ma il genio della diversità, quindi l'apprezzamento, la valorizzazione, per cui
la valorizzazione della diversità di ogni persona, delle differenze di genere. Non a caso una delle più belle convenzioni è la Convenzione di Istanbul, di cui parlerà Simona Lanzoni. La protezione delle minoranze, con delle convenzioni specifiche, eccetera. Quindi questo genio della diversità è un elemento importante. Ecco, questa somma di valori è qualcosa che, se voi leggete parallelamente la Costituzione italiana, trovate, riprodotta con le nostre formule, e per questo io penso che uno dei contributi maggiori che il nostro Paese ha cercato di dare e che può cercare di dare a questa Costituzione europea sia proprio fare memoria di questa serie di principi e di valori. La seconda questione, che è stata anche richiamata, mi fa molto piacere che sia qui questa sera il Presidente Raimondi, che è stato Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è il fatto che già in questo convegno del 1948 non c'era solo l'idea che occorresse mettere alla base della convivenza comune i diritti delle persone, ma anche era necessario dotarsi di uno strumento, cosa che, diciamo, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non aveva fatto. Per dirla con una battuta di un grande filosofo italiano, Rosmini, quando commentava le carte dei diritti, Rosmini dice: una carta senza corte non vale nulla, perché aveva in mente l'esperienza, diciamo, americana, diversamente dalle esperienze europee, in cui c'erano delle belle liste, possiamo dire, di principi e di valori, ma non c'erano degli strumenti poi per rendere effettiva questa tutela. E la creazione di una corte sovranazionale. E questa è un'idea molto potente, no? La reazione rispetto a tutti i nazionalismi del Novecento, tutti, diremmo oggi, i sovranismi, cioè quest'idea che io mi posso costruire il diritto sulla base, appunto, dei miei interessi nazionali. No, questo valore che abbiamo richiamato, la dignità della persona, è extraterritoriale rispetto alle giurisdizioni nazionali, quindi ha bisogno di una autorità sovranazionale. E questa idea della Corte quindi è qualcos'altro che aggiunge non solo un insieme di valori, ma un insieme di strumenti. E questo a me fa molto piacere che il nostro Paese abbia posto tra le priorità del suo semestre proprio l'attenzione alla Corte europea e a rendere effettive le sue sentenze, che sono state molto importanti per il nostro Paese. Io ho avuto un'esperienza, adesso chiudo perché sennò rubo troppo tempo, come Presidente dell'Assemblea parlamentare a Strasburgo e prima Presidente della Delegazione italiana, e spesso quando la Corte o quando anche l'Assemblea parlamentare si pronuncia, lo fa richiamando gli Stati, dicendo: tu Italia non hai rispettato questa convenzione, questo articolo, tu Regno Unito. E tu vedi nella dinamica politica che ci sono i governi e ci sono i parlamentari che ovviamente si difendono, cercano di spiegare le ragioni o addirittura rifiutano quanto viene detto a livello sovranazionale. E io ho cercato sempre di spiegare certamente le ragioni dell'Italia, ma anche tutto il bene che queste sentenze, anche quando ci hanno condannato, hanno fatto al nostro Paese. Pensate nel caso della situazione dei detenuti delle carceri o sulla situazione dei respingimenti o in altre situazioni, cioè la protezione dei cittadini attraverso questo strumento. Terzo ed ultimo elemento, e chiudo, il valore dello strumento parlamentare. Il fatto che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sia l'istituzione parlamentare più antica. E questo è un elemento importante perché così hanno voluto i padri, diciamo, fondatori, non solo un comitato fatto dei ministri, non solo una corte fatta di giudici, ma un'assemblea parlamentare in cui sedessero parlamentari di tutti i diversi paesi.
E in un momento in cui i parlamenti, diciamo, fanno fatica a ritrovare le loro ragioni, perché c'è evidentemente, no, soprattutto nei momenti di emergenza, un potere quasi strabordante degli esecutivi, dei governi, e un'opinione pubblica che spesso vede con diffidenza la democrazia rappresentativa e quindi tutte le forme istituzionali parlamentari. Ecco, ribadire l'importanza che lo Stato di diritto e la democrazia nascono attorno alla centralità dei parlamenti, questo è un elemento importante e fondamentale. E quindi anche questo elemento a me sembra essenziale. L'Assemblea parlamentare svolge un ruolo di monitoraggio, come forse voi sapete, con i parlamentari che svolgono delle visite nei diversi luoghi, che possono essere appunto campi profughi, oppure possono essere altre situazioni di violazione dei diritti umani, di situazioni a rischio, e questo consente la costruzione, appunto, non solo il giudizio sulla situazione, ma la costruzione di una coscienza comune europea. Ecco, questi sono gli elementi fondamentali che a me pareva importante richiamare in questo momento. Poi molti altri elementi sono contenuti nel testo che è stato distribuito, e sono contento e ringrazio il professor Cadin per questa attenzione, che potranno anche emergere dalla discussione. Allora, grazie professor Nicoletti, io veramente stranamente 12 minuti di intervento sono stato testimone di una, appunto, un approfondimento così ricco, così denso di contenuti e di prospettive, quindi grazie veramente per questo primo contributo al seminario odierno. Devo dire che sono emerso bene dall'intervento la particolarità di questa organizzazione del Consiglio d'Europa, sia rispetto all'Unione Europea, pensiamo soltanto al fatto che il Regno Unito dopo la Brexit non è più un paese membro dell'Unione Europea, ma è uno dei paesi, rimane uno dei paesi fondatori a pieno titolo del Consiglio d'Europa, ma pensiamo anche al fatto che nell'ambito del Consiglio d'Europa ci sono dei paesi che vengono definiti con una certa eleganza diplomatica paesi critici, la Turchia e la Federazione Russa, che ovviamente danno a questa organizzazione una dimensione particolare e quindi evidenziano già il ruolo che questa organizzazione può avere nella costruzione di uno Stato di diritto, nella promozione dei diritti umani e della democrazia nel nostro continente, nella casa comune europea, come si diceva qualche anno fa. E una delle realizzazioni, diciamo, più importanti di questa organizzazione è sicuramente il sistema europeo di tutela e protezione dei diritti fondamentali, perché è praticamente l'unico sistema effettivamente a carattere giurisdizionale. Per di più, ciascuno di noi ha accesso diretto alla Corte. Ovviamente ci sono delle condizioni da soddisfare, in particolare il previo esaurimento dei ricorsi interni, ma possiamo dire che nel caso in cui ci sia una violazione di un diritto fondamentale consacrato nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale segua una cosiddetta un cosiddetto diniego di giustizia a livello interno, ciascuno di noi può presentare un reclamo diretto alla Corte Europea. Corte Europea della quale è stato giudice e poi presidente per diversi anni il professor Guido Raimondi, a quale ovviamente cedo la parola e lo ringrazio per la sua presenza. Grazie. Grazie al professor Cadin. Posso togliere la mascherina per l'intervento? Grazie. Sono molto grato al professor Cadin, alla Sapienza, per l'organizzazione di questo evento. Ringrazio anche
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro Alberini, e anche, c'è anche l'ambasciatore Giacomelli che ascolteremo dopo e che saluto. Ecco, io credo che dalle parole del Ministro Alberini abbiamo compreso come ci sia un rinnovato sostegno dell'Italia al Consiglio d'Europa, e credo che questa sia una scelta non solo felice ma anche vincente, e anche una scelta non scontata, direi, perché di fronte agli eventi drammatici di questi giorni, gli eventi che stiamo vivendo, ci si potrebbe anche chiedere: ma allora il Consiglio d'Europa non fa di meno? Ecco, io non lo credo, non lo credo, e sono anzi convinto che il funzionamento dell'istituzione del Consiglio d'Europa, forse più visibile e certamente più incisiva, quella della quale sono chiamato in particolare a parlarvi, cioè la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, abbia contribuito a instillare all'interno delle società, certamente delle comunità giuridiche, ma anche al di là delle comunità giuridiche, diciamo, il virus della democrazia. E che questo virus faccia la sua strada anche in quei paesi dove noi abbiamo conosciuto, diciamo così per usare un eufemismo, delle difficoltà di funzionamento della democrazia. Il professor Cadina ha citato la Turchia, ha citato evidentemente la Federazione Russa. Ecco, io credo che anche in queste società così difficili, io credo che il virus, se volete, dei valori del Consiglio d'Europa, il virus della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, abbia fatto la sua strada e stia continuando a fare la sua strada, nonostante la drammaticità degli avvenimenti di questi giorni. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, naturalmente sono chiamato oggi, nei pochi minuti che sono a mia disposizione, naturalmente a parlarvi piuttosto della valenza della Corte Europea, della Convenzione Europea per il nostro Paese, ma naturalmente oggi l'interesse forte è per quello cosa, qual è la valenza della Convenzione, qual è la valenza del sistema europeo di tutela dei diritti umani di fronte a una tragedia così grave quale quella che stiamo vivendo. Ma il professor Cadin vi ha detto quali sono le caratteristiche fondamentali della Corte, è una cosa rivoluzionaria, cioè chiunque, qualunque individuo ha il diritto di portare un ricorso alla Corte Europea se ritiene di aver subito un torto, cioè torto cosa significa? Violazione di uno dei diritti previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E non è neanche necessario che questo individuo sia cittadino di uno dei paesi che partecipano al sistema. Basta essere un essere umano per poter beneficiare della protezione della Convenzione, naturalmente perché la competenza della Corte sia chiamata in causa, occorre un collegamento tra lo Stato che si vuole accusare di una violazione e l'individuo che l'ha subita. Quindi l'individuo deve essere, per usare il linguaggio della Convenzione, assoggettato alla giurisdizione dello Stato che si vuole accusare. Giurisdizione che non significa solo territorio, giurisdizione può essere anche, per esempio, l'azione di un corpo militare all'estero, e quindi anche azioni compiute dai militari all'estero possono impegnare la responsabilità dello Stato al quale questi militari appartengono, e quindi permettere a chi abbia subito una violazione, magari non posso lontanissimo da uno dei paesi che partecipano alla Convenzione, questa persona potrà rivolgersi alla Corte per ottenere tutela. Quindi un fatto veramente rivoluzionario, un fatto di grandissimo rilievo. E come il professor Nicoletti ha ricordato, certamente la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che, ricordiamo la data, è stata ricordata la data di firma dello Statuto del Consiglio d'Europa, 1949. Altra data importantissima è quella del 1948, citata dal professor Nicoletti, che è la data del congresso dell'AIA. La Convenzione arriva subito dopo, nel 1950, che già ha un valore in sé, perché vuol dire che l'afflato, la spinta dal basso, se volete, e comunque la volontà politica di realizzare questo strumento rivoluzionario era forte, era molto forte, ha consentito la firma della Convenzione
a Roma il 4 novembre del 1950, a distanza di un anno e mezzo, circa un anno e mezzo, dal congresso dell'AIA. Quindi, no, chiedo scusa, dalla firma dello Statuto di Londra nel maggio del 1949, quindi della Costituzione del Consiglio d'Europa, che è un miracolo. Ma non vorrei sottovalutare la Dichiarazione Europea, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Certamente, come giustamente ha detto il professor Nicoletti, nonostante la sua grande autorevolezza, la Dichiarazione Universale resta formalmente uno strumento di soft law, è una raccomandazione, poi si potrà discutere, questo interessa più i giuristi naturalmente, se alcune disposizioni o tutte siano diventate di diritto consuetudinario, su questo non ci soffermiamo. Ma la Dichiarazione Universale è importante, questo è un punto che mi sembra importante sottolineare, perché segna una svolta proprio nella struttura, se volete, del diritto internazionale. Ancora nel 1936 un grande internazionalista, il professor Rolando Quadri, poteva pubblicare una monografia e dire correttamente che il rapporto che lega il sovrano territoriale ai suoi cittadini, che anzi erano chiamati sudditi, e i suoi sudditi, è un rapporto molto simile a quello che lega nel diritto privato il proprietario al bene da lui posseduto. Che vuol dire? Il sovrano territoriale può fare tutto nei confronti dei propri cittadini. Ci sono delle norme di diritto internazionale che proteggono gli individui, ma queste norme riguardano gli stranieri, non riguardano i cittadini. Quindi questo è, immaginate quindi quale rivoluzione, perché si è arrivato a quello? La ragione è evidente, le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, il fatto che si potesse considerare un fatto puramente interno alla Germania, il modo nel quale gli ebrei venivano, anche l'Italia, il modo nel quale gli ebrei venivano trattati, ecco, tutto questo è stato respinto dalla comunità internazionale, quindi la Dichiarazione Universale segna veramente una svolta nel diritto internazionale. La Convenzione nasce, come ha detto il professor Nicoletti, dal congresso dell'AIA, quella fu l'idea, nacque lì, e nacque naturalmente con una grande ambizione. Al congresso dell'AIA, la risoluzione finale preconizza una corte europea dei diritti dell'uomo permanente, una corte europea accessibile ai cittadini senza limiti, una corte europea che addirittura, secondo la risoluzione del congresso dell'AIA, doveva avere il potere di annullare le leggi nazionali che si fossero in contrasto con il catalogo dei diritti umani che si sarebbe approvato, cioè la futura Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Naturalmente adesso non abbiamo il tempo di fare la storia dell'istituzione, del sistema, che è una storia molto interessante e molto, molto complessa. Basti dire che certamente nel 1950, quando ci fu la realizzazione concreta di questo progetto con la Convenzione Europea, certamente ci fu una soluzione di compromesso, non si creò una corte permanente, si crearono due organismi, la commissione, la corte, solo la commissione era potenzialmente accessibile agli individui, anche per quell'accesso limitato occorreva che gli stati non solo ratificassero la convenzione ma accettassero anche una separata clausola opzionale, poi era previsto che la giurisdizione della corte non fosse obbligatoria. Per accettare la giurisdizione della Corte occorreva una separata dichiarazione, pure questa facoltativa, opzionale. Quindi era un sistema a geometria variabile e poi quindi che naturalmente aveva delle storture, perché quando gli Stati avevano accettato il ricorso individuale, si pronunciava su un caso, quella non era una sentenza, non aveva valore di sentenza. O c'era un meccanismo aperto per poter andare alla Corte, che non era aperto agli individui, e quindi solo gli Stati, solo la Commissione, sempre che fosse stata accettata la giurisdizione, potevano andare alla Corte. Quindi c'erano dei casi che alla Corte non arrivavano. E chi decideva? Decideva l'organo politico, l'organo esecutivo del Consiglio d'Europa, cioè il Comitato dei Ministri, con una struttura, perché si affidava un potere giurisdizionale a un organo esecutivo, il che è naturalmente un'aberrazione dal punto di vista giuridico. Il Comitato dei Ministri conserva ancora oggi delle funzioni importanti nell'ambito della Convenzione Europea, perché sorveglia la corretta esecuzione delle sentenze. Questo è un aspetto importantissimo, perché è una delle figure, veramente delle caratteristiche fondamentali
che ne fanno del sistema, che, caratteristiche che ne fanno l'originalità, è il fatto che le sentenze siano vincolanti, siano obbligatorie per gli Stati. Quindi se uno Stato, se la Corte rileva che uno Stato ha violato un articolo della Convenzione, poi le conseguenze sono varie, sono a livello individuale, lo Stato dovrà risarcire l'individuo, dovrà accordargli le somme previste dalla sentenza della Corte, se la Corte ha accordato una soddisfazione equa, dovrà fare la cosiddetta restitution integrum, cioè dovrà collocare l'individuo per quanto possibile nella stessa situazione nella quale l'individuo si trovava prima della violazione. Ma non basta, perché occorre anche che lo Stato, se la sentenza rivela un difetto sistemico o anche un difetto dell'ordine legislativo, anche costituzionale, che non c'è questo limite, e lo Stato è tenuto a mettersi in regola, quindi cambiando la propria legge e nel caso cambiando anche la propria Costituzione. E tutto questo è sorvegliato dal Comitato dei Ministri. Quindi anche oggi il Comitato dei Ministri conserva questa funzione. Però oggi, naturalmente non vi faccio tutta la storia che sarebbe molto complessa, ma voglio dire, al momento attuale siamo molto vicini al progetto originario dell'AIA, perché abbiamo una Corte permanente, accessibile senza limiti, senza più clausole opzionali, dagli individui, purché naturalmente, come ha detto il professor Cadini, siano state esperite le vie di ricorso. Ora, tornando un po' a quella fase storica nella quale il sistema funzionava a geometria variabile, come si è comportata l'Italia? Beh, lì appunto c'era questo sistema di clausole opzionali. Ora, anche qui forse è un paradosso, per gli Stati che per primi hanno ratificato la Convenzione, c'era il Regno Unito. Il Regno Unito ha ratificato la Convenzione nel 1953 e ha immediatamente accettato sia la clausola opzionale del ricorso individuale, sia la clausola opzionale della giurisdizione obbligatoria della Corte. Infatti le prime sentenze molto importanti, sulle quali credo non abbiamo il tempo di adesso di soffermarci, ma semmai nel secondo giro potremo, se siete interessati, quasi tutte le sentenze fondamentali, quelle che hanno costruito l'architettura di base del grandissimo edificio costituito dalla giurisprudenza della Corte, sono tutte sentenze contro il Regno Unito, c'è Golder, Handyside, c'è Tyrer, tutte sentenze contro il Regno Unito. Questo si spiega proprio con il coraggio, se volete, del Regno Unito, che immediatamente ha ratificato, immediatamente ha accettato le clausole opzionali. Che ha fatto l'Italia? L'Italia non le ha accettate, ha ratificato relativamente presto, cioè nel 1955. Poi ha preso un po' di tempo per le clausole opzionali, diciamo che ci ha pensato un po', c'erano forti indecisioni, però devo dire, l'Italia poi ha accettato sia il ricorso individuale, sia la giurisdizione obbligatoria della Corte nel 1973, quindi questo dimostra anche un certo coraggio, che poi ricorderete no, perché ma avrete saputo dai vostri genitori o avete letto su libri di storia che nel 1973 l'Italia conosceva un momento di grande difficoltà dovuto ad un'offensiva terroristica che poi sarebbe durata ancora per molti anni, e quindi fu anche un atto di straordinario coraggio nel 1973 accettare questo. Oggi dice, tutto questo non c'è più, col protocollo 11 la Corte è diventata unica, il ricorso individuale è stato aperto senza più limiti. L'Italia, adesso su questo poi naturalmente prima di chiudere vi devo dare qualche indicazione sulle sentenze che hanno interessato il nostro paese, di alcune vi ha già detto il professor Nicoletti, ma ce ne sono tante che hanno accompagnato la storia italiana e effettivamente hanno avuto un impatto notevole sulla nostra società. Questa è la ragione per la quale, se voi riproducete questo discorso per gli altri paesi, compresi quelli che hanno difficoltà nel funzionamento del sistema democratico, voi vedete che tutto questo cambia la società, la cambia in meglio e rafforza la democrazia. Già nel 1900, la storia italiana davanti alla Corte, alla Commissione, è cominciata negli anni, primi anni 70, appena dopo l'accettazione del ricorso individuale, i primi ricorsi che riguardavano una storia italiana che allora insomma era di grande rilievo, cioè le rivolte di Reggio Calabria degli anni del 1970,
E adesso non possiamo soffermarci naturalmente sulle ragioni e di quegli eventi storici, ma insomma i primi casi riguardano poi l'eccessiva lunghezza del processo penale, allora riferita a quei casi lì. E l'eccessiva lunghezza del processo è purtroppo è un leitmotiv che contraddistingue l'esperienza italiana davanti alla Corte europea. Negli anni Ottanta, poi, quando cominciarono ad arrivare le prime sentenze della Corte che sanzionavano l'Italia per l'eccessiva lunghezza del processo, non più penale, ma civile, uscì un articolo su Foro Italiano di Alessandro Pizzorusso, il cui titolo credo sia difficile dimenticare, perché era Rossi di vergogna, virgola, anzi, paonazzi, perché si disse è uno scandalo che uno Stato che pretende di essere moderno come l'Italia, ecco, non sia dotato di una giustizia in grado di rendere delle decisioni in un tempo ragionevole. Purtroppo dal 1980 sono passati più di 40 anni, ma insomma ancora il problema non è stato certamente risolto. E poi abbiamo avuto tante decisioni in tanti campi importanti che hanno interessato la libertà di informazione, che hanno interessato le questioni di etiche. Abbiamo avuto Paradiso e Campanelli, per esempio, in cui la Corte ha detto che la scelta italiana di non consentire la cosiddetta gestazione per altri, cioè l'utero in affitto, è una scelta compatibile con la Costituzione, con la Convenzione, per esempio. Poi abbiamo avuto tantissime sentenze su temi di società importanti. Ricordo solo, ma ecco, in carità, adesso non prendete gli esempi che io faccio come una lista esaustiva, perché ce ne sono veramente tantissime. Anzi, chi abbia la curiosità di vedere un po' il percorso della giurisprudenza della Corte europea rispetto all'Italia, può dare un'occhiata al sito della Corte. Se va sulla sezione press, sulla sezione dedicata alla stampa, ci sono le schede paese, fish pay. Se uno prende la scheda italiana trova tutte le sentenze più importanti che riguardano il nostro paese. Ma io vorrei citarne alcune. Ecco, per esempio, ecco, non posso non citare Oliari. Oliari è una sentenza del 2015 della Corte che ha, per la verità, devo dire, consentito l'introduzione, determinato introduzione in Italia della legislazione sulle unioni civili. Voi sapete che l'Italia è uno dei pochissimi paesi dell'Europa occidentale che non era dotato di una legislazione che definisse il regime di vita, diciamo così, delle coppie omosessuali. Ecco, voi sapete le ragioni storiche, insomma, che avevano un po' rallentato questo processo legislativo in Italia. Quella è stata la spinta decisiva. E Oliari è stata una sentenza che ha detto, sulla scia di una sentenza della Corte Costituzionale italiana, la 138 del 2010, che aveva detto al legislatore: caro legislatore, questa tua inerzia è contraria alla Costituzione. È una lacuna che però non posso riempire io, naturalmente, come Corte Costituzionale, lo devi fare tu. Il legislatore era rimasto inerte. La Corte europea, con la sentenza Oliari, ha detto no, in base all'articolo 8 della Convenzione che protegge la vita privata e familiare, tu, Stato, hai il dovere di intervenire. Se non lo fai, c'è una violazione dell'articolo 8. E così abbiamo avuto la legge Cirinnà, che altrimenti non avremmo. C'è poi in materia di su quello che è uno dei temi più epocali del nostro tempo, e cioè la crisi migratoria. Non so se ancora un po' ancora 5 minuti. Sì, ecco, lì abbiamo avuto la sentenza Irsi Jamà, che penso sia quella alla quale si riferiva il professor Nicoletti, sui respingimenti in alto mare. E quello è stato un potente altolà, perché a un certo punto sono opportuni giudizi di questo tipo, ma insomma si può dire con un certo cinismo, si era immaginato che purché i respingimenti avvenissero al di là della frontiera, al di là del limite delle acque
territoriali, e con l'Italia non c'è traccia. Dice che ci importa? Quelli li fermiamo in mezzo al mare, li riportiamo in Libia, e vabbè, li abbiamo salvati, e poi se la spiegheranno loro con i libici. E qui la Corte ha detto no, questo non si può fare. Innanzitutto ha stabilito un legame giurisdizionale. Ricordate il tema della giurisdizione. Ho detto prima che non è necessario essere cittadini, non è necessario neanche trovarsi sul territorio, purché si sia nella sfera di azione di un organo statale. E quindi questo accadde. Si trattava di navi italiane, ha detto la Corte, quindi voi mi rispondete. E quindi se per rimandare in Libia queste persone voi li esponete a un trattamento che è contrario a quello che la Convenzione proibisce in modo assoluto, cioè l'articolo 3 della Convenzione che protegge tutti noi dalla tortura, dai trattamenti e dalle pene disumane e degradanti, ecco, voi violate la Convenzione. Ecco, questo pure è una decisione di straordinaria importanza. Come pure di straordinaria importanza è quella pure evocata dal professor Nicoletti, che è la sentenza Torreggiani del 2013, sentenza che ha affrontato il tema difficile del sovraffollamento carcerario, problema endemico in Italia, e che ha dato luogo ad una sentenza cosiddetta pilota. Adesso non entro nel dettaglio tecnico di cosa sia una sentenza pilota. Basti dire che quando ci sono moltissimi ricorsi, in questo caso erano più di 3.000, contro un paese che riguardano lo stesso problema, e allora la Corte si rende conto che non è un problema di un individuo, è un problema sistemico. E quindi in questi casi cerca di decidere un caso, dando poi delle indicazioni concrete allo Stato su come risolvere il problema non solo del signore il cui ricorso viene esaminato, ma in generale il problema sistemico che viene rivelato da quel ricorso individuale. E quindi qui con Torreggiani che ha fatto la Corte? La Corte ha detto: voi dovete fare diverse cose in Italia, dovete dotarvi innanzitutto di un'edilizia carceraria migliore, dovete poi creare dei meccanismi perché chi ha subito una violazione dell'articolo 3, sempre lui, anche qui il sovraffollamento determina delle condizioni che sono incompatibili con l'articolo 3, e allora deve creare un ricorso interno che dia soddisfazione a queste persone e che quindi risolva il problema, se volete, già a livello nazionale. Tutto questo è stato fatto dall'Italia. Adesso abbiamo dei meccanismi che consentono sia in via preventiva sia in via indennitaria a chi tema di subire o chi abbia già subito una violazione dell'articolo 3 per effetto del sovraffollamento carcerario di rivolgersi al sistema giudiziario, quindi ai giudici di sorveglianza, e di ottenere delle misure preventive o di ottenere, in caso la violazione sia stata già perpetrata, un indennizzo, un risarcimento. E questo non era scontato. Tutto questo, voi sapete bene che il tema delle carceri è un tema caldissimo in Italia. E io ricordo bene, adesso non farò il nome del ministro della giustizia che venne a Strasburgo in visita quando io ero stato da poco eletto e quindi partecipavo come giudice nazionale all'incontro che il ministro aveva col presidente allora della Corte. E quindi il tema era già vivo nel 2011 quando si verificava questo incontro, e perché i primi ricorsi cominciavano ad arrivare, e naturalmente fu sollevato al tavolo del confronto col ministro, e il ministro disse con un gran sorriso: ragazzi, non farò nulla. Sapete perché non farò nulla? Perché il governo che ha preceduto quello del cui io faccio parte ha deciso un indulto e poi ha perso le elezioni. Quindi io non farò mai qualcosa per i detenuti. Scusate, rassegnatevi, questo non accadrà mai. Ora, il clima nel 2015, quando nel 2013 era già diverso, ma io vi posso dire che senza il coinvolgimento personale del Presidente della Repubblica, allora era il Presidente Napolitano, che era a cui questo tema stava particolarmente a cuore, senza la sua moral suasion, come si dice, non saremmo arrivati alla
piena esecuzione della sentenza Torreggiani. Ecco, io credo di dovermi fermare, altrimenti rubo il tempo di chi mi deve seguire, e quindi chi ringrazio tutti dell'attenzione, e poi se avremo un secondo giro penso, potremo tornare su questi temi. Grazie a tutti. Ringrazio il Presidente Guido Raimondi per questa lezione magistrale che ci ha regalato. Quindi, non avevamo alcun dubbio in materia. Io mi limito a ricordare che insomma, il debito del nostro Paese nei confronti della Corte Europea dei Diritti Umani è enorme. Pensiamo anche all'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, che è avvenuta in seguito ad alcune storiche sentenze della Corte Europea. Qui oggi, in realtà, proprio perché c'è questo debito in termini di civiltà, di progresso giuridico e civile del nostro Paese nei confronti della Corte e del Consiglio d'Europa, ci si pone il problema se l'Italia possa restituire qualcosa, no? Oggi che presiede il Consiglio d'Europa, in termini ad esempio di promozione dell'adesione dell'Unione Europea sia alla Convenzione Europea, ma nel rapporto si parla anche di una rivoluzionaria o quasi adesione dell'Unione Europea anche alla Carta Sociale, e tra le altre tematiche in discussione c'è anche quella dell'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul, no? Tant'è vero che recentemente ho letto un articolo pubblicato sulla bella rivista online della professoressa Angela Di Stasi, che è collegata e che saluto, proprio che in qualche modo pone questo problema, no? Problema giuridico, insomma, molto interessante. E qui oggi abbiamo la persona giusta per parlare di queste tematiche, perché abbiamo l'onore di avere qui la vicepresidente del Grevio, quindi del Comitato di Esperti del Consiglio d'Europa sul contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, al quale cedo immediatamente la parola. Ringrazio veramente per la sua presenza. Grazie. Grazie a voi e appunto al CESPI che ha avuto questa, vuol dire, anche la volontà di promuovere sempre e comunque la conoscenza sul Consiglio d'Europa, che molto spesso è vero che viene sottovalutato per l'importanza che ha, però è fondamentale per costruire quella cultura tra tutti i paesi e quegli standard giuridici che poi permettono effettivamente una convivenza il più possibile pacifica, diciamo così. Come sapete, la Convenzione di Istanbul è una convenzione giovane rispetto a tante altre convenzioni, è una convenzione che è una sottoconvenzione della grande convenzione madre, appunto quella, la Convenzione dei diritti dell'uomo, ma sicuramente ha una specializzazione relativa proprio alla violenza sulle donne. Perché? Perché si è visto, non solo da dati statistici, ma anche da una lettura storica, che le donne hanno strutturalmente, vivono strutturalmente uno sbilanciamento e una, come dire, dei ruoli di subordinazione rispetto agli uomini. E questo ha fatto sì che sicuramente la violenza sulle donne è prevalente rispetto a quella sugli uomini. Ecco perché si dice una violenza di genere e sessista. Questo ha fatto sì che nell'arco della storia la questione della violenza sulle donne è qualcosa che è rimasta sempre molto tabù. Ci è voluto molto affinché anche le grandi convenzioni dell'ONU, come anche del Consiglio d'Europa, prendessero consapevolezza che effettivamente questa tematica di violazione dei diritti umani è importante ed esiste. Se guardiamo le altre convenzioni che parlano di violenza sulle donne, sono convenzioni regionali come quella del Consiglio d'Europa, ma vengono prima, per esempio in America Latina negli anni 90 con la Convenzione di Belén do Pará,
che era specifica sulla violenza sulle donne nell'ambito dell'area geografica dell'America Latina. Abbiamo avuto il protocollo di Maputo in Africa all'inizio degli anni 2000, sicuramente purtroppo depotenziato anche dalla lettura che ne hanno dato alcuni paesi africani, proprio perché riconoscevano alcune tradizioni più importanti rispetto alla violazione dei diritti umani sulle donne, come ad esempio le mutilazioni genitali femminili o i matrimoni forzati. L'Europa, il Consiglio d'Europa, nel 2005 si è interrogato proprio su questa violazione dei diritti umani, perché l'Europa era rimasta indietro rispetto a altri continenti e quindi ha iniziato a indagare proprio su come le varie forme di violenza venivano in qualche modo punite nei vari paesi o c'erano appunto delle leggi che riuscivano a contrastarle. E quello che si è verificato è che c'era una grande disomogeneità nella definizione delle varie forme di violenza e sulla criminalizzazione. Ecco perché nel 2009 è iniziato il Gavio, che era questo gruppo di esperte ed esperti e un gruppo di rappresentanti politici dei vari paesi del Consiglio d'Europa che hanno scritto la convenzione, che è uno standard affinché tutti i paesi abbiano lo stesso linguaggio e in qualche modo operino in maniera simile proprio per prevenire, per contrastare, per proteggere le donne, per punire chi commette violenza e anche per creare delle politiche integrate, delle leggi simili che possano permettere anche su questo tema di avere comunque una base culturale comune da cui partire. La Convenzione ha come strumento innovativo un percorso di monitoraggio. Sono due gli organismi che monitorano la Convenzione. Uno è un organo indipendente, in cui appunto ci sono delle esperte e degli esperti indipendenti, di cui faccio parte, e un altro è l'organismo politico, quindi il Comitato degli Stati Parte, che in qualche modo cerca appunto di fare pressione sullo Stato che è monitorato affinché possa armonizzare effettivamente tutte le proprie misure, leggi e quant'altro rispetto a quello che sono le disposizioni della Convenzione di Istanbul. Vi devo dire che la Convenzione è stata anche molto attaccata. Da un lato si è cercato, di farla ratificare a più paesi possibili, fino ad arrivare alla richiesta all'Unione Europea. Dall'altro è stata attaccata perché anche alla stessa Unione Europea è stata bloccata proprio grazie a delle richieste specifiche di alcuni paesi, in particolare l'Unione Europea, pensiamo alla Bulgaria, ma di fatto comunque anche se fosse stata ratificata la Convenzione di Istanbul si sarebbe potuta applicare solo in alcuni ambiti, perché sappiamo bene che l'Unione Europea non può legiferare su tutto, quindi ci sono degli ambiti specifici della Convenzione che sarebbero entrati nella contrattazione comune e alcuni che non sarebbero assolutamente entrati. Uno di quegli ambiti sarebbe stato il capitolo sulla migrazione e quindi sicuramente un tema assolutamente ancora oggi scottante. Cosa che poi però purtroppo non solo la Bulgaria ha fermato questo percorso, ma sappiamo che comunque ultimamente ha preso anche un'altra piega, perché ultimamente è uscita una direttiva proprio dell'Unione Europea sulla violenza. Insomma, si sta cercando di dare ulteriori risposte con l'Unione Europea proprio per in qualche modo bypassare quel grande ostacolo che è stato in qualche modo imposto da alcuni paesi che non hanno voluto allinearsi a quello che invece il Consiglio d'Europa in maniera molto importante, anche in qualche modo come miraggio, no? Punto d'arrivo voleva in qualche modo arrivare. La Russia per esempio non ha mai né firmato né ratificato la Convenzione di Istanbul. Interessante sapere che nel 2017 la Russia ha addirittura depenalizzato alcune forme di violenza,
rendendole delle multe, semplici multe o addirittura veramente rendendole, come dire, delle problematiche amministrative, no? Perché quando si diventano multe non è solo questo, proprio perché c'era un'intenzione precisa di colpire quello che era l'obiettivo della Convenzione di Istanbul, ovvero mettere un tema importante come la violenza al centro del dibattito dei diritti umani. Come sapete, la Turchia nel 2021, anno in cui la Convenzione arrivava ai suoi 10 anni di esistenza, è uscita dalla Convenzione, è uscita con grande sorpresa di tutti. Di tutti noi, e sicuramente come un fatto unico, almeno che io sappia, nella storia del Consiglio d'Europa, che un paese sia uscito da una convenzione dei diritti umani con grande anche dispiacere. Per fortuna altri paesi che avevano in qualche modo annunciato che sarebbero usciti, come ad esempio la Polonia, ancora non l'hanno fatto, e sicuramente questo è stato anche un grosso lavoro, come dire, di diplomazia nel far vedere che effettivamente la Convenzione di Istanbul è stata anche sotto un attacco di una narrazione sbagliata di quelli che sono le disposizioni, i principi all'interno della stessa, proprio perché è una convenzione che è subordinata alla Convenzione Madre, non può avere principi che vanno oltre quello che è il principio della Convenzione, i principi sui diritti umani della Convenzione Madre. Quindi sicuramente c'è stato un grosso lavoro e c'è ancora un grosso lavoro da fare, però in qualche modo quest'anno abbiamo visto anche un'inversione positiva, finalmente un altro Stato ha ratificato, la Moldova, e ci sono anche degli Stati al di fuori del Consiglio d'Europa che sono interessati a ratificare la Convenzione, proprio perché ce n'è bisogno. La Convenzione è una convenzione molto pratica, non solo perché si basa su 4 pilastri delle 4P, ma anche perché dà veramente degli orientamenti molto precisi e molto concreti da seguire per gli Stati. Al momento la Convenzione ha, diciamo così, il GREVIO, che è il gruppo degli esperti e delle esperte, ha monitorato oltre 20 paesi, e uno degli strumenti che anche voi potete utilizzare concretamente sono non solo tutti i vari rapporti che ci sono sul sito del Consiglio d'Europa sotto il GREVIO, ma ci sono anche delle letture, come dire, comparative dei vari rapporti, dove si può leggere effettivamente dove gli Stati hanno in qualche modo i punti più, come dire, difficili, no? Le criticità più importanti che vanno lette in maniera trasversale, perché molto spesso una delle cose che succede è che ogni paese pensa di essere il peggiore o il migliore. Effettivamente, leggendo in maniera trasversale e comparativa i vari rapporti che sono già stati fatti, si vede che le problematiche sono simili ovunque, e quindi questo deve dare in qualche modo, deve essere proprio una spinta per tutti gli Stati a fare meglio e a superare se stessi, perché poi il lavoro sui diritti umani è questo, è superare se stessi per un vivere insieme migliore. Ringrazio veramente Simona Lanzoni per questo intervento appassionato, che penso ha fatto venire voglia a tutti noi, sia agli studenti ma anche agli studiosi più o meno giovani, ha fatto venire voglia di studiare questa convenzione, questo regime giuridico, il meccanismo di controllo. Quindi grazie veramente di cuore. Noi in Dipartimento abbiamo questo corso di alta formazione su donne, pace e sicurezza, e quindi è una tematica che insomma ci appassiona veramente, sulla quale magari torneranno adesso gli studenti quando daremo loro la parola. Però volevo concludere questo primo giro di tavolo, come meglio non si potrebbe, ovvero con l'ambasciatore Michele Giacomelli,
che è il rappresentante permanente dell'Italia presso questa organizzazione, presso il Consiglio d'Europa, e quindi veramente un onore ospitare, insomma, l'intervento dell'ambasciatore, al quale cedo subito la parola. Grazie, ambasciatore. Grazie, professor Cadin, e grazie alla Sapienza per aver organizzato questo evento. Volevo ringraziare il professor Nicoletti per la prospettiva storica sul patrimonio di valori alla base della creazione del Consiglio d'Europa, il presidente Raimondi per la sua contributo, ma più direi più una lezione sulle caratteristiche fondamentali della Corte e in particolare le specificità attuali del ricorso individuale e dell'importanza della fase di monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze, e anche ringraziare la dottoressa Lanzoni per questo contributo sul Grevio e sulla Convenzione di Istanbul. Saluto tutti e in particolare devo dire, per quanto riguarda gli aspetti informativi, conoscitivi di quello che è il Consiglio d'Europa, anche una sua prospettiva storica, mi permetto di rimandare a un libro che troverete sul sito della rappresentanza presso il Consiglio d'Europa e presso sul sito del Ministero degli Esteri, che è l'Italia e il Consiglio d'Europa, che è stato pubblicato qualche mese fa, grazie anche al contributo, insomma, il professor Nicoletti è coautore, e così come lo è il presidente Raimondi spiega e illustra la Corte, il professor Nicoletti l'assemblea parlamentare di cui è stato presidente. Io invece mi volevo concentrare sull'aspetto politico e anche dell'attualità, perché tutto questo che abbiamo detto oggi è molto bello, però è fuori fase rispetto a quello che conosciamo, alla situazione che conosciamo attualmente. Le circostanze sono mutate. La Russia, attaccando l'Ucraina, ha commesso una grave violazione dell'articolo 3 dello Statuto, ed è per questo che è stata già sanzionata. Come è stata sanzionata? È stata inizialmente, attualmente è sospesa dalle sue diritti, dal godimento dei diritti di membro del Consiglio d'Europa, prima con una decisione che è stata presa la settimana scorsa, venerdì, dal Comitato dei Ministri, che ho avuto l'onore di presiedere. È stata sospesa per quanto riguarda la partecipazione all'Assemblea parlamentare e al Comitato dei Ministri stesso. Questa sospensione è stata perfezionata con un'ulteriore decisione del Comitato dei Ministri mercoledì questa settimana, con la quale sono state comunicate anche le implicazioni finanziarie e legali della sospensione della Federazione Russa. Quindi siamo in una situazione di estrema gravità, unica nella storia, perché l'unico caso precedente è quello della Grecia all'epoca dei colonnelli. La Grecia però si ritirò dalla Convenzione, ritirò dal Consiglio d'Europa prima che gli venisse notificata la sospensione, e quindi poi rientrò dopo un po' di tempo a seguito del cambiamento di regime, di sistema. Quindi questa situazione della Russia, dell'attacco della Russia a un altro paese membro, è un fatto gravissimo e che pone l'interrogativo e delle implicazioni sia su quelli che erano le nostre priorità della nostra presidenza, e sia sugli obiettivi storici dell'organizzazione. Noi la nostra presidenza l'avevamo impostata e avevamo uno dei punti fondamentali della nostra presidenza, quello di creare, di cercare di riscoprire i principi alla base del nostro vivere comune, i principi che ci avevano portato a costruire questa casa comune europea. E quindi cercavamo anche di concentrarsi su tematiche che potessero costituire un ponte, che potessero costituire una possibilità di dialogo. Avevamo previsto una ministeriale dei ministri della cultura che si terrà comunque il 1 aprile, ma che non vedrà la Russia, ma su un tema patrimonio culturale che vedeva particolarmente attenta la Russia, tant'è vero che la precedente riunione dei ministri della cultura si era tenuta nel 2013 proprio a Mosca. E poi faremo un'iniziativa sul dialogo interreligioso, sullo sport, su tutte tematiche sulle quali comunque il Consiglio d'Europa ha un'expertise che magari
poco conosciuta, ma che esiste, grazie al suo patrimonio convenzionale. Per esempio, ci sono 3 importanti convenzioni sullo sport, contro le scommesse clandestine, contro la violenza negli stadi, eccetera. Però adesso non voglio dettagliare meglio questi aspetti. Insomma, però noi avevamo impostato la presidenza con l'obiettivo di riavvicinare, di creare maggiormente un terreno comune, di riscoprire appunto i valori che ci avevano portato a volontariamente, perché poi sono i paesi membri che hanno sottoscritto ai principi e valori del Consiglio d'Europa entrando a far parte. Tutto questo si allontana e diventa molto più difficile da realizzare a seguito di quella che è stata l'azione politica, militare, l'aggressione della Russia sull'Ucraina. E questo porta le conseguenze anche sugli obiettivi storici, cioè dell'organizzazione, come è stato ricordato brillantemente dal professor Nicoletti, nasce dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con l'idea di favorire un'integrazione tra i paesi europei, anche se nasce con una prospettiva intergovernativa che non ha mai perso l'elemento originario, è rimasto quello di un'organizzazione intergovernativa, tant'è vero che poi si è costituita, diciamo, la piccola Europa con la comunità del carbone e dell'acciaio, per fino arrivare poi a fasi di integrazione europea più ristretta ma più approfondita. E quindi questa idea di creare uno spazio di dialogo paneuropeo dove tutti i cittadini potessero godere dei diritti e delle tutele, tra le altre le tutele proprio della possibilità di un ricorso individuale alla Corte, e dove si potesse cercare di elevare gli standards dei paesi, diciamo, di più recente democrazia rispetto a quelli di democrazia più strutturata e più consolidata, e tutto questo effettivamente ha subito un colpo molto forte. E quale sarà il destino dell'Europa, non dico dell'Unione Europea, ma dell'Europa, proprio di questo spazio e del Consiglio d'Europa, che è l'emblema di questa volontà di dare vita a uno spazio comune. È molto molto difficile da dire adesso, molto difficile. Avevamo già conosciuto degli arretramenti sul piano della tutela dei diritti, del rispetto dei diritti, dello Stato di diritto. Basta pensare agli episodi, all'esperienza della Polonia, dell'Ungheria, che hanno ricevuto anche delle reprimende in ambito Unione Europea. Basta pensare, è stato evocato, alla Convenzione di Istanbul, cioè la Turchia che si ritira dalla Convenzione di Istanbul perché ritiene che quanto si possa fare a livello nazionale sia meglio, sia migliore, più importante di quello che si possa fare a livello multilaterale, praticamente non riconoscendo il valore insito proprio del multilateralismo che sta nella Convenzione di Istanbul, che è lo strumento più avanzato a livello multilaterale per la protezione delle donne dalla violenza in generale e dalla violenza domestica. Io spero che questo virus della democrazia, di che è stato evocato all'inizio, si diffonda, però indubbiamente in questo momento qualche dubbio mi viene. Ecco, io volevo semplicemente dare questo focus sull'aspetto politico, perché dalle presentazioni precedenti si ha come l'impressione, insomma, che il Consiglio d'Europa stia avanzando tranquillamente nel suo destino e con i suoi meccanismi di monitoraggio, con i suoi meccanismi di esecuzione delle sentenze, eccetera. Non è così, stiamo in una fase particolarmente delicata e devo dire che il Consiglio d'Europa ha la ragione di vita del Consiglio d'Europa è quella di avere un'influenza positiva su paesi come la Russia, come la Turchia, come i caucasici, come altri paesi, come dicevo, che sono parte del Consiglio d'Europa ma che magari non ancora rispettano gli standard del livello dell'Unione Europea. Se non riesce a fare questo, la ragione stessa del Consiglio d'Europa viene messa in discussione. Quindi ecco, ciò volevo condividere forse sulla spinta emotiva anche di riunioni che facciamo praticamente ogni giorno. Domani abbiamo un nuovo comitato dei ministri per avanzare ulteriormente nell'applicazione dell'articolo 8 nei confronti dell'articolo 8 e quello che riguarda la sospensione, il ritiro e poi la cancellazione dalla partecipazione di uno Stato membro che abbia fatto delle gravi violazioni dell'articolo 3, come il caso della Federazione Russa. Poi su questa spinta emotiva, insomma, mi sono focalizzato sulla prospettiva politica del Consiglio d'Europa
che penso che debba essere, insomma, debba occupare in questo momento anche i nostri pensieri, al di là di tutti i meriti storici e di tutte le strumentazioni, i meccanismi di questa organizzazione, che è poco conosciuta e che meriterebbe di essere conosciuta di più. E beh, questo, insomma, è un qualcosa sulla quale anche la presidenza italiana è impegnata nel migliorare la strategia di comunicazione dell'organizzazione. Mi fermo qui perché penso che, insomma, abbiamo già compresso abbastanza lo spazio per le domande, per il giro di tavolo che dovrebbe coinvolgere gli studenti. Grazie infinitamente. Ah, grazie ambasciatore, anche questo richiamo alla reale politica, alla situazione tragica che purtroppo tutti dobbiamo affrontare, in particolare voi anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, e ovviamente, insomma, le auguro, insomma, un buon lavoro, data la responsabilità importante che in questi momenti, insomma, deve sicuramente, alla quale, insomma, deve rispondere. Io però adesso darei proprio la parola alle giovani generazioni, agli studenti, perché comunque siano preparate alcune domande, alcune richieste di approfondimenti, e quindi chiedo agli studenti del corso di organizzazione internazionale di fare rapidamente queste domande. Ovviamente magari non ci sarà il tempo per rispondere a tutte le domande, però almeno il gruppo di lavoro del CESPI avrà qualche, magari, input da parte degli studenti. Prego, quindi potete sinteticamente fare domande. Buonasera a tutti. Allora, io vorrei rivolgere la mia domanda a lei, dottoressa Cantoni, e all'ambasciatore. Abbiamo parlato della Convenzione di Istanbul e del ruolo che ha giocato la Turchia. Quindi è stato il primo paese a entrare e ratificare questa convenzione, ma è uscito ufficialmente nel 2021. La mia domanda è se c'è la possibilità di far rientrare la Turchia all'interno di questa convenzione, e se ci sono in atto delle trattative diplomatiche per portare a termine questo possibile rientro. Avrei tutte le domande, sì. Così mi faccio andare. Intanto mi collego anche all'argomento sulla convenzione di Istanbul. La mia domanda era: che tipo di iniziative intende assumere la presidenza italiana circa l'intenzione della Polonia, che ha manifestato, di denunciare la convenzione di Istanbul, per l'appunto? Si cercherà anche in questo caso di intavolare un dialogo diplomatico per evitare che anche questo paese denunci dalla convenzione? E poi avevo anche un'altra questione che si lega al lavoro e al ruolo del Grevio. Mi chiedevo se, alla luce del rapporto Ombra del 2018, che evidenzia le criticità circa la situazione italiana, in particolare circa il livello di attuazione della Convenzione di Istanbul in questo paese, volevo sapere come ha agito e agisce tuttora il Grevio per far sì che vengano garantite l'implementazione delle norme in maniera efficace. Grazie. Mi potete anche ricordare il vostro nome. Io appunto, quando il professor Nicoletti ha sottolineato l'importanza dell'assemblea parlamentare, il professor Cadina ci ha detto appunto come quest'ultima avesse proposto di adottare un protocollo aggiuntivo sul diritto umano all'ambiente sano, soddisfacente e sostenibile. Quindi io mi chiedevo se l'Italia, in occasione della sua presidenza semestrale, volesse, come si ponesse riguardo questo problema, nel senso se volesse agire in modo proattivo per farlo adottare, oppure se, come molto spesso succede, magari il problema ambientale viene declassato, soprattutto come è successo in questi giorni nel caso del conflitto tra Russia ed Ucraina, si è sentito parlare Draghi di eventualmente riaprire le centrali a carbone. Quindi volevo chiedere all'Italia come si ponesse riguardo questo. Grazie. Buonasera, io sono Zoe Adamo e vorrei porre la mia domanda a Michele Giacomelli, ma quindi non so bene dove guardare. E la mia domanda era riguardo la situazione attuale. Se, vista la sospensione della Russia dal Consiglio d'Europa, si pensava
di intraprendere più una strada verso la sua espulsione o se si cercava più una via diplomatica riguardo a questa situazione. Grazie. Sono Michelangelo e diciamo alla luce della recente sospensione della Russia dal Consiglio d'Europa, io volevo chiedere quali sono le garanzie che la Russia deve fornire al Consiglio d'Europa e quali sono i termini che il Consiglio d'Europa dovrà imporre per vedere la Russia come membro attivo nuovamente dopo questa recente sospensione. Grazie. Io volevo fare due domande in merito all'intelligenza artificiale. Visto che il Consiglio d'Europa da qualche anno sta discutendo i limiti e i campi di applicazione dell'intelligenza artificiale, e volevo chiedere cosa intende fare l'Italia per l'entrata in vigore del protocollo dell'intelligenza artificiale sulla protezione del patrimonio. Poi volevo fare un'altra domanda, diciamo spingermi un po' oltre, dato che i grandi investimenti sull'intelligenza artificiale potrebbero produrre dei sistemi che si automigliorano, quindi migliorano senza l'intervento dell'uomo. E quindi era una domanda più sulle sfide di un'eventuale applicazione del protocollo in futuro. Allora, io ovviamente ringrazio gli studenti per queste belle e puntuali domande. Mi scuso con gli altri studenti che volevano intervenire, anche con quelli collegati da remoto, ma già abbiamo veramente esplorato i tempi, quindi devo avere un approccio realista necessariamente in questo caso, e quindi insomma chiederei ai nostri autorevoli relatori se vogliono rispondere ovviamente brevemente, insomma, per ragioni di tempo. E comincerei per comodità con Simona Landoni, anche perché è stata destinataria di tante domande. Grazie. Ambasciatore Giacomelli, lei è lì perché penso che siano più domande politiche. Intanto vi spiego, il GREVIO è un organismo tecnico che fa il monitoraggio effettivo e non è l'organismo politico su cui quindi può dare dei commenti politici, perché sarebbero commenti personali e non del GREVIO. Però sono pronto. Posso dire, giusto, e poi lascio la parola a lei. Io sono stata la rapporteur della Polonia. In questo momento storico, non credo che la Polonia in questo momento storico sia interessata a fare qualsiasi cosa che, insomma, sicuramente non è più all'ordine del giorno, ecco, diciamo così. Ambasciatore Giacomelli, forse lascerei a lei la risposta più politica sulle altre domande. Bene, grazie, volentieri. No, il problema della Convenzione di Istanbul, come su altre convenzioni e come su tanti aspetti, cioè è che, per esempio, quando si parla di tutela delle minoranze, quando si chiama di diritti degli LGBTI, tutto, c'è evidentemente una divisione tra i paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa, che riflette una divisione nelle società dei paesi del Consiglio d'Europa. C'è poco da fare. Cioè, quando ci sono paesi che non vogliono la Convenzione di Istanbul, non vogliono la menzione dell'LGBTI, non vogliono le cose sui migranti o sui Rom o sulle cose, cioè, è perché ci sono degli atteggiamenti e delle situazioni politiche in questi paesi per cui queste tematiche sono diventate indigeste. E quindi tante volte dobbiamo addirittura andare al voto. Abbiamo dovuto approvare la strategia per i diritti del fanciullo, l'abbiamo dovuto approvare, che sarà lanciata a Roma il 7-8 aprile. Abbiamo dovuto andare al voto perché non c'è una coesione, non si riesce a trovare un consenso, perché ci sono delle linee di divisione tra i paesi che, dico, riflettano le linee di divisione della società dei paesi membri. Questo purtroppo è una realtà. Ne approfitto perché così rispondo anche alle altre domande. Sull'intelligenza artificiale, qui si sta discutendo non come limitare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma solo come far sì
che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non sia contrario ai diritti dell'uomo, perché ci sono delle applicazioni, a seconda dei campi in cui vengono applicate, che hanno dei livelli di rischio, di potenzialità di rischio molto alte. Si sono applicate in materia anche giuridica, giurisdizionale, in materia sanitaria, in materia in tanti campi possono avere delle applicazioni contrarie alla dignità e ai diritti dell'uomo. Quindi ci sono degli strumenti non vincolanti, delle raccomandazioni, adesso stiamo cercando di avviare, e forse riusciremo ad avviarlo sotto la nostra presidenza, i negoziati per arrivare a uno strumento vincolante, cioè di fare uno strumento vincolante, una convenzione quadro che poi avrà bisogno di strumenti più dettagliati di applicazione, ma che insomma sarà un elemento vincolante. Su questo non c'è unanimità di consensi. Ci sono alcuni paesi che temono che una convenzione di questo tipo possa limitare, normalmente sono i paesi in cui hanno maggiori investimenti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sulla questione della Russia, sospensione, espulsione, cioè la sospensione ha una caratteristica importante. Uno stato sospeso, come attualmente la Federazione Russa, è ancora vincolato alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo fino a che non la denuncia, e ancora i cittadini russi possono fare ricorso contro la Russia, o dei cittadini di altri paesi membri possono fare ricorso contro la Russia nei confronti dei diritti da questi violati. Quindi la sospensione ha ha delle caratteristiche. Una volta che abbiamo espulso la Russia, l'abbiamo espulsa, e poi per prima di farla rientrare dentro, insomma, ci vorrà un po' di tempo. Però la situazione è talmente grave, è talmente delicata, che il sentimento generale spinge un po' verso questa direzione. Sui diritti ambientali, insomma, anche qui un altro discorso. Intanto, quando si parla di diritti ambientali, ma qui insomma, parlo davanti a professori che mi possono correggere, anzi li pregherei di correggermi, si può parlare di diritti individuali, ma anche di diritti collettivi. Per questo c'era l'idea, da una parte, l'ipotesi di fare un protocollo aggiuntivo alla Convenzione dei diritti dell'uomo, oppure un protocollo aggiuntivo alla Convenzione dei diritti sociali. Quindi è questa possibilità. Però diciamo il diritto all'ambiente pulito non è ancora internazionalmente definito in tutti i suoi elementi. E anche qui si riscontra una certa prudenza di alcuni paesi sulla possibilità che il Consiglio d'Europa adotti uno strumento vincolante che definisca quali sono le implicazioni del diritto al clean environment. Quindi tutto questo è in una fase ancora di elaborazione, e che è collegato a sua volta a quelli che saranno gli sviluppi delle Nazioni Unite e in altri contesti. Ecco, io mi fermerei qui nel tentativo di dare delle risposte telegrafiche alle domande. Grazie. Grazie, ambasciatore. Siamo in chiusura. Però vorrei insomma chiedere magari alla Presidente Raimondi qual è la sua opinione su questo diritto, diciamo così, innovativo, perché avrebbe una dimensione anche collettiva. Devo venire. Venga. E poi magari una conclusione brevissima, professor Nicoletti, ha coordinato. Sì. No, certamente, questo è un tema di grandissimo rilievo, ma ha già detto molto, anzi quasi tutto, l'ambasciatore Giacomelli. Parliamo dell'idea del protocollo sul diritto all'ambiente. Ecco, qui però vorrei dire questo, che se si sceglie la strada del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è una strada particolarmente incisiva e, diciamo, senza paragoni con un'altra possibile strada, perché l'inserimento del diritto all'ambiente nella Convenzione Europea naturalmente comporta l'utilizzazione di quel meccanismo che vi ho descritto prima, e quindi permetterà a chi si veda violato il proprio diritto all'ambiente di rivolgersi direttamente alla Corte, quindi di ottenere una sentenza vincolante, ottenere eventualmente un indennizzo e soprattutto ottenere, in caso di un problema sistemico dell'ordinamento dello Stato interessato,
sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri, può ottenere un cambiamento di legislazione, quindi ottenere un cambiamento anche di pratiche generali del Paese. Quindi non è paragonabile l'impatto di un protocollo addizionale alla Convenzione con un altro strumento che convenzionale del Consiglio d'Europa. Una parola brevissima sulla sospensione, ha già detto tutto l'ambasciatore Giacomelli. Devo dire che io avevo fatto una valutazione venerdì quando il Comitato dei Ministri ha preso questa decisione, che è un po' invecchiata rispetto a quella di oggi, perché purtroppo molte cose sono successe da venerdì a oggi. Devo dire che la mia reazione quando ho sentito di questa misura è stata positiva, nel senso che l'articolo 8 dello Statuto, come ha ricordato l'ambasciatore Giacomelli, consente la sospensione e consente anche l'espulsione di un paese. Ecco, le circostanze già venerdì erano talmente gravi da giustificare una espulsione immediata della Federazione Russa. Ho trovato saggia la decisione della sospensione, non solo perché questa consente, come l'ambasciatore ha detto, il permanere in vita della Convenzione Europea e quindi la possibilità per i cittadini russi di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice russo rimane in carica alla Corte, ma anche perché la sospensione consente un canale di dialogo che può portare, può essere uno degli argomenti che possono condurre magari ad una mitigazione della situazione. Certo, come ha detto l'ambasciatore, da, devo essere purtroppo d'accordo con lui, gli avvenimenti che si sono succeduti da venerdì a oggi non fanno bene sperare. Ma voglio dire, detto questo, la decisione mi sembra molto saggia, quella della sospensione. Grazie Presidente per queste parole di speranza, e direi insomma che lascerei comunque la chiosa finale al professor Nicoletti. Penso, professore, che questo tentativo che abbiamo fatto di unire un po' il mondo diplomatico al mondo accademico, alle giovani generazioni, agli istituti di ricerca, abbia avuto un esito positivo, però lascia a lei l'ultima parola. Grazie, sì, una parola di ringraziamento di nuovo a voi e al professor Calin che ha ospitato questo incontro, così come il Ministero degli Affari Esteri e i colleghi che sono intervenuti. E io voglio solo fare una battuta, perché ho sentito dalle vostre domande giustamente l'ansia e la preoccupazione per quello che sta avvenendo, e l'ambasciatore ha fatto molto bene in presa diretta per dirci a riportarci a questa realtà. Io vorrei però sottolineare anche nei momenti del conflitto dove è essenziale prendere delle decisioni anche rigorose, e anch'io mi associo a quanto ha detto il Presidente Raimondi, bene ha fatto il Consiglio d'Europa a sospendere la Russia dai suoi diritti, però non dimenticarsi che la diplomazia su cui sono nate queste istituzioni non può mai smettere. È essenziale mantenere le porte aperte per il dialogo. Questo anche negli antichi trattati. Si sa che anche quando combatti hai bisogno però di mantenere un canale di comunicazione con i tuoi avversari, con quelli con cui, e soprattutto pensare a fare memoria del fatto che noi abbiamo costruito le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e tutti questi strumenti come degli strumenti alternativi rispetto agli strumenti militari. Quindi nel momento in cui noi vediamo il ricorso allo strumento militare nel modo inaccettabile dell'invasione, della violenza, soprattutto sui civili, dobbiamo reagire e al tempo stesso dobbiamo dire no a questo tipo di strumento. Seconda questione, distinguiamo sempre i governi dalle persone. Guai a noi se confondiamo l'atteggiamento del governo russo con il popolo russo, con la cultura russa, con la tradizione russa, che per me è essenziale che rimangano parte della cultura europea. Noi, quello che è scritto nei diritti dell'uomo non è solo il frutto della Magna Carta inglese, ma è anche il frutto di Dante, dell'umanesimo italiano, Dostoevsky, Tolstoi, non ci hanno fatto capire le cose fondamentali sull'umanità. Cioè, la Russia è parte dell'Europa. Quindi per me è una grandissima sconfitta vedere la Russia che si comporta così, ma dobbiamo tenere a questo.
Terzo elemento, la pazienza della storia. Quando noi abbiamo parlato con i colleghi russi nei momenti difficili di conflitto, nei momenti sinceri ci hanno detto: ma noi abbiamo quanti anni di democrazia alle spalle? L'Inghilterra ha secoli di democrazia, la Francia, l'Italia ne ha un po' di meno, la Germania anche, però non è una cosa che si improvvisa. Non è che se tu fai le cabine elettorali in un paese e fai votare le persone crei la democrazia, che noi abbiamo impiegato secoli a costruire attraverso il rispetto delle libertà fondamentali e così via. Quindi è giustissimo condannare, ma al tempo stesso bisogna avere questa pazienza, come dire, della costruzione. Quindi non deve esserci, come dire, un trionfalismo, no? Del dire: ecco, li buttiamo fuori. I miei colleghi turchi in assemblea parlamentare dicevano: per carità, non espelleteci dal Consiglio d'Europa, perché noi che siamo l'opposizione a Erdogan possiamo venire qui, possiamo parlare, possiamo rappresentare le voci dell'opposizione. Ecco, quindi voi studiate le organizzazioni internazionali, è importante in questo momento che ci ricordiamo di tutte queste cose. Penso che il Consiglio d'Europa sia anche un'occasione per riflettere su questi strumenti. Grazie ancora della vostra parte. Grazie professore per queste bellissime parole, che sono una degna conclusione di questa iniziativa. Gli studenti volevano chiedere anche se c'era la possibilità di contribuire attivamente ai lavori, alle attività del Consiglio d'Europa, magari attraverso stage, periodi di ricerca da passare nell'ambito di questa istituzione, però sicuramente ci saranno altri momenti in cui... Comunque sul sito trovate anche le istruzioni per chi vuole presentare una domanda di un internship o una visita di studio. È anche importante... Due finestre all'anno. È anche importante che le giovani generazioni diano un contributo a queste istituzioni così importanti. Grazie ancora a tutti e a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie veramente, scusate se vi ha rubato.